Arrivati e grazie di aver aderito all'iniziativa promossa per questa conferenza stampa del Campo Rugby 2.0 Movember 2012. È un'iniziativa organizzata da un'associazione di rugby, l'Union Rugby Cagliari, è un'iniziativa questa volta sportiva e contemporaneamente sociale. Movember è una parola che viene da Mostazos è novembre, Movember, infatti ci siamo tutti noi rugbisti, ci siamo fatti crescere i baffi per essere dei manifesti deambulanti di questa manifestazione. Abbiamo il piacere di aver ricevuto per questa iniziativa, che è un'iniziativa appunto tra lo sport, cultura e salute, di aver avuto il patrocinio del Comune di Cagliari, che ci ospita quest'oggi nello spazio SERCE del Comune di Cagliari e del Comune di Monserrato. Svolgiamo questa iniziativa anche assieme ad altre associazioni che ci supportano in questa comunicazione dell'iniziativa per la giornata di domenica. Però ve lo racconteremo, un torneo di rugby touch, Movember Rugby Touch. È un rugby touch, è il primo livello del rugby dove non c'è un vero e proprio contatto fisico ed è particolarmente adatto sia per i ragazzini, per i giovani, ma anche per quelli che si avvicinano al rugby per la prima volta. Il touch fa in modo tale che possano partecipare anche dei calciatori. Infatti avremo nella giornata di domenica un triangolare tra calciatori, amministratori comunali del Comune di Cagliari e Monserrato e l'associazione giornalisti Grivel, che mette in squadra la migliore squadra di calcio che potranno esprimere. Quindi l'Union Rugby Cagliari con l'associazione giornalisti Grivel, con gli amministratori comunali del Comune di Cagliari e Monserrato si daranno battaglia in questo triangolare. Alla fine della mattina faremo le premiazioni e racconteremo anche che questa iniziativa è fatta per Movember. Faremo una foto di gruppo per ognuno di noi, per ogni partecipante che avrà i baffi in campo. Uno dei nostri sponsor devolverà un euro, per quello cercheremo di essere i più numerosi possibili, anche per trasformare la parte di comunicazione anche come donazione per devolvere i fondi per la ricerca. Buongiorno a tutti, parlo con imbarazzo visto che sono sprovvista di baffi e credo che non ce la farò a farmi crescere rigogliosi fino a domenica, però mi auguro di poter partecipare lo stesso alla beneficenza e al contributo, nonostante non possa avere i mustache, quindi sono un pochettino fuori tema, ma faremo del nostro meglio. Io porto intanto i saluti del sindaco che ha deciso di concedere il patrocinio a questa manifestazione a motivo della sua rilevanza non soltanto sportiva ma anche sociale e culturale, quindi con delle declinazioni di vario tipo. Vorrei soltanto dire due parole su questa manifestazione e in generale, non per piaggeria perché siamo assieme, ma perché ci credo veramente, sulle iniziative che sia la Federazione Rugby che l'Union Rugby portano avanti. È la nota, il fil rouge di tutte quante le vostre iniziative, questo coinvolgimento di tutti quanti gli strati della cittadinanza. È un avvicinamento anche ad uno sport che secondo lo stereotipo e nell'immaginario collettivo ha questa dimensione appunto da baffi, da zapata, cosa di e invece in realtà ci è stato presentato ad esempio dalla federazione ma anche da voi dei progetti di coinvolgimento delle scuole di sport nei vostri luoghi e nei vostri campi, quindi dei processi di formazione e di apertura a tutto quanto il tessuto delle due città, perché siete al confine, ma direi che poi quando si parla di area metropolitana cadono anche un po' i confini tra le diverse città, e questo direi che è la cifra per me distintiva, al di là poi dei meriti sportivi e della grande attività che portate avanti, questo è uno dei meriti per cui il Comune di Cagliari è particolarmente grato. Parlando di domenica, piace questa sinergia tra diversi sport? Quindi piace questo, piace il coinvolgimento di tutto quanto il tessuto e soprattutto il fatto che, questo mi piace ribadirlo perché lo dirà anche molto
meglio di me l'assessore alle politiche sociali, la ASL ci sta lanciando diversi allarmi per quel che riguarda l'esigenza di portare avanti dei percorsi di sport, di alfabetizzazione motore. Abbiamo delle emergenze crescenti di obesità infantile, problemi, e quindi l'idea veramente che si possa insieme, grazie a delle sinergie tra federazioni, associazioni, società e l'amministrazione comunale, portare avanti dei processi, dei progetti di diffusione della pratica sportiva, che quindi poi dopo costituisce sia un vivaio poi potenziale per l'agonismo, ma di per sé già una sensibilizzazione, un avvicinamento alla pratica sportiva determinante. Per questo noi stiamo portando avanti anche dei percorsi di promozione di sport nelle scuole, e in questo va il merito veramente alla federazione, che ringrazio di averci proposto come assessorato da diffondere dei percorsi assolutamente a carico tra l'altro delle società e delle federazioni, per avvicinare il mondo della scuola, ma già gli ultimi anni delle scuole primarie, al mondo del rugby. Quindi in bocca al lupo per domenica, speriamo di vedere tanti baffi. Anche io, come la mia collega, diciamo che in questo mese non ci ho tenuto parecchio a farmi crescere i baffi. Ci avevo anche provato, però obiettivamente non mi donavano. Invece vedo che effettivamente ad una buona parte di genere maschile donano. A noi femmine diciamo che donano un po' meno, quindi scusateci se non aderiamo in questo senso. Aderiamo sicuramente in maniera diversa. Allora, sport e solidarietà come binomio. Io credo che lo sport, come dire, per sua natura sia un'attività solidale, per sua natura sia un'attività, come dire, un qualcosa molto attenta alla salute, no? Perché fare sport significa avere salute, donare salute. Fare sport significa solidarietà, perché quando si fa sport con altre persone, si hanno delle relazioni. Queste relazioni diventano anche delle relazioni inevitabilmente sociali, delle relazioni attente anche al sociale, attente a persone che magari possono avere dei problemi di salute, delle maggiori fragilità rispetto a chi fa sport, perché chi fa sport è visto anche come una persona, diciamo, un po' più forte, una persona che è in salute, una persona che, come dire, è molto attenta alla propria educazione fisica e anche mentale. In realtà negli ultimi anni stiamo vedendo che a fare sport sono tantissime persone anche con disabilità. Ecco che lo sport è sempre molto vicino al sociale, è sempre molto vicino al mondo che è considerato più fragile. Se pensiamo ad esempio alle Paralimpiadi, che cosa hanno rappresentato? Hanno rappresentato, come dire, penso, un senso di vittoria, un senso di fuoriuscita rispetto al mondo marginale di tantissime persone. Abbiamo visto che persone con problemi anche fisici, con problemi mentali, hanno superato alcuni dei loro limiti e sono riusciti ad andare decisamente oltre, ad arrivare ad essere competitivi, anche con i cosiddetti normodotati, che svolgono e fanno sport da tantissimo tempo. E allora lo sport per sua natura è attento al sociale, lo sport è attento alla salute, quindi noi dobbiamo fare continuamente promozione insieme, no? Valorizzare e potenziare lo sport nelle scuole, perché i giovani, lo diceva prima anche la mia collega, chi non fa sport probabilmente ha più problemi da tutti i punti di vista, anche relativamente all'obesità. E l'obesità non è da considerare semplicemente un problema fisico, di estetica, è un problema che comporta anche altri problemi e patologie, delle malattie. E quindi fare sport significa stare attenti alla propria salute, e anche a livello, come dire, di economia generale della nostra nazione, se si investe in attività che possono migliorare, come dire, la qualità della vita della persona, migliorare anche la persona a livello psicofisico, probabilmente avremo bisogno di investire meno risorse sotto l'aspetto magari della salute. Non perché non si vogliano investire risorse nella salute, cioè in qualche modo a coprire determinate patologie che magari si hanno, non per questo, ma semplicemente perché fare prevenzione è decisamente la cosa migliore. Perché fare prevenzione significa che una persona e il contesto, la società in cui si
vive, sicuramente vive meglio, no? Vive meglio perché non deve affrontare il problema, non devi spendere soldi per coprire un problema, no? Per risolvere un problema, ma semplicemente magari questo problema non si determina. E allora questa giornata che si è deciso di portare avanti è una giornata di sport, è una giornata, si diceva, goliardica, di simpatia. È il buon umore, lo sport, la solidarietà sono delle cose che devono andare sempre di pari passo, perché sono un po' un'iniezione di fiducia nella nostra comunità, nella nostra società, quella fiducia di cui abbiamo tanto bisogno in questi giorni. Lo sport è stato uno dei temi che stiamo provando a portare avanti con coerenza. Avete letto degli investimenti anche che sta provando a fare l'assessorato. La Commissione sta lavorando proprio in questi giorni al regolamento anche sui contributi sportivi, c'è grosso interesse perché pensiamo, e io in primis da ex sportivo e anche da ex rugbista, stavo bene all'ala lì perché tanto quello era il mio ruolo, quindi che lo sport sia essenziale, che lo sport abbia veramente una valenza sociale. E lo dico appunto avendo giocato, avendo visto le dinamiche interne, avendo giocato anche al rugby, avendo capito che l'ambiente rugbista è sano e quindi può essere un aiuto sotto tanti aspetti, sotto tanti punti di vista. Posso solo confermare che c'è piena attenzione da parte sia del Comune, appunto dei diversi assessorati, sia da parte dei miei consiglieri, e che la Commissione Sport è molto attenta al tema dello sport, e chiaramente anche al tema rugbistico, quindi io continuerò a portare avanti tutte le problematiche legate al pallone ovale per quelle che posso fare, sperando che si moltiplichino queste iniziative, sperando anche che si arrivi a altri tipi di soluzione. Io ho accolto con vero piacere l'invito che mi ha rivolto Francesco e la Federazione, perché è un'iniziativa davvero encomiabile quella che voi avete pensato e avete organizzato, un'iniziativa che a mio parere insomma recupera i valori veri che riguardano lo sport, cioè i valori legati alla solidarietà e all'altruismo, e da questo punto di vista il rugby, nonostante le apparenze per il tipo di sport così fisico, rappresenta invece, a pensare ancora al terzo tempo, no, proprio un'idea solidale, un'idea direi anche associazionistica, e questo vostro progetto di pensare anche a sviluppare, sensibilizzare tematiche legate alla sanità, peraltro insomma tematiche da quello che ho saputo che hanno riguardato anche direttamente la vostra squadra, sono iniziative ecco, che mi piacciono. Sono contentissimo che sia il Comune di Cagliari che il Comune di Monserrato siano a conoscenza delle iniziative dell'Unione Rugby Cagliari e quindi del rugby in genere che cerchiamo di portare avanti nelle scuole. Non posso che congratularmi con gli organizzatori di questa manifestazione. Un'iniziativa che tra l'altro pone in risalto quello che è lo spirito, una delle peculiarità del nostro sport, che è il sostegno. Sostegno in campo, nel gioco, e sostegno nella vita. Questo mi sembra il messaggio che da Cagliari, l'Union Rugby Cagliari e il rugby e l'Union Rugby Cagliari lanciano con forza, e l'Union Rugby Cagliari mi pare che sia proprio caso di dirlo, una società con i baffi, dopo 30 anni c'è ancora, quindi congratulazioni. Grazie. Due parole per concludere sul fatto che come questi soldi andranno devoluti, dai fratelli maggiori di Movember in Italia ci è stata segnalata l'associazione Onlus Pro Adamo, che è un'associazione che si occupa della ricerca e della sensibilizzazione sul tumore alla prostata, e quest'anno devolveremo parte dell'incasso a loro e parte all'associazione Movember, che in giro per il mondo appunto sensibilizza e promuove la ricerca su un problema
che fa parte della vita di molte persone, anche se poi c'è sempre un pensare che non tocchi mai a noi, ma è bene saperlo. L'invito è quello di venire tutti domenica, perché assisterete a un luogo dove noi siamo di casa e lo prendiamo un po' come cosa scontata, però è un luogo dove c'è dell'amicizia e questo è, si sta bene, ecco, questo è quello che vi invito a testare. Grazie.